Allora, buonasera a tutti, è un piacere avervi qui stasera con noi in occasione della presentazione del libro Viaggi dalla Rondine, scritto dal nostro, permettimi Pietro, compaesano, ecco, e tanti no, concittadini, quindi il nostro compaesano. È un piacere averlo qui, sarà un piacere ascoltare le sue parole che parlano evidentemente della sua vita trascorsa fino ad oggi. Una persona simpatica, una persona che ha apprezzato fin dall'inizio il nostro territorio, una persona che ha scritto di Faggiano in maniera ineccepibile, in maniera eccellente, scrivendo quello che è stato di fatto il suo percorso, la sua vita qui a Faggiano. Bene, io passo la parola al vice sindaco per riprenderla poi successivamente. Buonasera a tutti, si sente? Sì. Buonasera, benvenuti, vi porto i più cari saluti del sindaco Antonio Cardea, il quale stasera per sopraggiunti motivi personali non può essere qui con noi. E stasera ci accingiamo a dare insomma il benvenuto alla presentazione del professor Capuzzimati, che ho avuto modo di conoscere l'anno scorso. Non sapevo di avere insomma in paese come compaesano una persona di tale rilievo, di tale spessore. Mi hanno raccontato anche qualche aneddoto della sua gioventù quando era preside presso un istituto a Torino, insomma, quindi qualche fatto più curioso. E siamo veramente lieti e orgogliosi di presentare stasera questo libro, il libro autobiografico che tratta anche la storia di Faggiano, il tratto della vita che il professor Capuzzimati ha vissuto qui con noi a Faggiano, il nostro conterraneo, e che tratta anche, che ripercorre i luoghi di Faggiano, anche le zenne. Ho avuto modo, imparato per la prima volta questo termine di cui ignoravo l'esistenza, e che sono le zenne, i soprannomi per noi sono delle caratteristiche molto forti, ricordano la nostra tradizione, la nostra cultura. E mi piace anche il titolo che il professore ha scelto per questo, per quest'opera, I viaggi della rondine, una bella similitudine, così come la sua personalità, la sua persona ha vissuto a Faggiano per i primi anni della sua vita, poi è emigrato al nord per motivi di lavoro, così come la rondine torna a casa, anche lui non perde occasione di ritornare nella sua Faggiano. E di questo noi siamo molto lieti, molto orgogliosi. Addirittura ha voluto dedicare un'opera autobiografica sul nostro paese. E vedo in quest'opera un rapporto sinallagmatico, in quanto c'è la riconoscenza dell'autore al suo paese natale, che non disconosce ma che lo porta nel cuore con un fervido amore, e dall'altra parte c'è la riconoscenza, l'orgoglio, l'onore da parte della comunità di Faggiano, dei concittadini, verso queste opere, verso questi talenti che Faggiano, seppur essendo una piccola comunità, ne dispone in abbondanza. Abbiamo diversi talenti su tutti i diversi settori, il settore culturale. Qui al nostro tavolo c'è l'amico Nicola Vergine, che ha presentato diverse opere e ha restituito con il suo sapere anni, secoli di storia a Faggiano, attraverso i suoi studi e le sue minuziose ricerche. Ma Faggiano dispone anche di altri talenti nel settore dello sport, dello spettacolo, della musica, della danza. Pertanto veramente una ricchezza per noi. Noi siamo grati al professore che ha voluto presentare il suo libro qui a Faggiano, nella sua terra natale, e soprattutto a dedicarci questa autobiografia. Quindi grazie professore, siamo veramente orgogliosi di avere compaesani come lei. Prendo la parola soltanto per spiegarvi un pochettino come sono andate di fatto le cose. Noi ci siamo sentiti con Pietro a marzo, credo.
di quest'anno, su suggerimento di Nicola. Normalmente quando ci chiamano per presentare un libro, ovviamente non diciamo mai di no, i libri vanno presentati, vanno insomma spiegati, si parla di cultura anche in questo senso. Però Pietro l'ha fatto sinceramente con un'enfasi un po' particolare, un po' fuori dai canoni tradizionali, l'ha fatto con un'enfasi richiamando in maniera particolare il suo vissuto a Faggiano, tutte le tradizioni, la storia che l'ha caratterizzato qui a Faggiano, gli amici e la vita particolare che ha identificato Faggiano negli anni della sua giovinezza, della sua gioventù. Io l'ho definito per alcuni versi, Pietro, il tuo libro un libro ibrido, perché di fatto troviamo incastrate all'interno di un italiano perfetto delle parole in dialetto faggianotto. Se deciderete di comprare il libro, quello che vi consiglio, perché quello che ho fatto io ed è più suggestivo di fatto, leggere le parole in dialetto tralasciando il significato, tra parentesi, in italiano. Sinceramente ha un effetto particolare. I più vecchi, chiedo scusa, i più anziani saranno più spediti nella lettura, i più giovani un po' meno. Però vi posso garantire che è particolare questa sensazione, perché si ha la sensazione appunto di parlare e non di leggere il libro, a parte che scivola così in maniera libera la descrizione dei fatti, che ti attacchi tipo la sera al libro, dalla prima pagina mediamente, cioè, non ti dico che lo porti alla fine, ma quasi. Quindi questo libro ibrido che spiega la cultura faggianotta, benché povera, dell'epoca, perché chi stava bene, pace, ma chi come Pietro, chi come tanti altri ha vissuto le difficoltà della vita di quell'epoca sa di che cosa Pietro parla, appunto. Concludo dicendo che oggi siamo attraversiamo una sorta di dittatura dei social, perché i social, benché siano perfetti sotto il profilo comunicativo, ma ti danno modo di tralasciare quelle sfumature che la realtà vera ti dà, a differenza dell'immaginario che qualcuno può avere per la scrittura di un libro. Questo è un argomento che va affrontato, perché non possiamo prescindere dalla realtà che ci ha caratterizzato, che ha identificato le nostre radici, radici che, se le studiamo, le conosciamo, ci portano a capire quello che di fatto oggi siamo e probabilmente quello che saremo anche in un futuro prossimo, in un futuro. Pietro racconta Faggiano nella sua povertà, come dicevo, e qualcuno di voi probabilmente si riconoscerà anche nei fatti. Lo fa in maniera eccellente, in maniera lineare, e di questo lo ringraziamo in maniera particolare, perché a quanti non conoscono quella realtà, lui dà modo effettivamente di conoscerla, e questo è qualcosa che ci dobbiamo tenere dentro. Io sono dell'avviso che è difficile tramandare qualcosa a qualcuno attraverso un CD, una pennetta USB, un computer. È più semplice tramandarlo in maniera orale ai ragazzi o in maniera scritta. Oggi, nonostante siamo nel 2019, la parte scritta rimane, è destinata a rimanere negli anni. La parte tecnologica svanisce e di conseguenza si cancella, non cancellando appunto le tracce del nostro passato. Questo è quello che volevo dirvi, vi ringrazio Pietro per la sua presenza, e passo la parola a Nicola Vergine, un amico un po' per tutti e un amico per Pietro Capuzzimari. Grazie. Io in verità non dovevo essere qui questa sera intorno a questo tavolo, per utilizzare però un termine dialettale, sono stato preso alla sicurduna, proprio alla traditora maniera, per volontà dell'autore e dell'assessore. In
infatti mi sono visto scritto sulla locandina e quindi no, necessariamente mi hanno obbligato a stare qui, e comunque era solo una battuta, io li ringrazio. Così come ringrazio la vostra presenza qui questa sera, la disponibilità che mi ha concesso l'assessore, il vice sindaco, il sindaco che è assente per motivi personali, l'assessore Airò, l'avvocato Dettoli, la dottoressa Grimaldi e ad agra mia la maestra per antonomasia. Anche Ada, insomma, ha voluto, no, premiare con la sua presenza questa sera qui il lavoro fatto da Pietro. Dirò solo alcune cose, non entrerò nel merito perché compito, peraltro non ne sarei capace, è compito dell'illustre ospite, il professor Antonio Polselli, che saluto per essere qui, così come saluto la sua signora e anche la moglie di Pietro Capuzzimati. Grazie. Guardate, c'è una profonda amicizia che lega me e Pietro Capuzzimati da più di mezzo secolo. E io devo molto a Piero, perché negli anni prima del 70, e questo è valso per circa un decennio, io e lui ci scrivevamo, forse perché ancora non ricordo, non avevamo nemmeno il telefono, no? E quindi avevamo questa corrispondenza continua, io lo chiamavo il mio maestro, no? Perché comunque mi correggeva, mi dava anche lezioni di come si scrivevano i periodi, una buona dimestichezza sui congiuntivi, sulla sintassi, sulla retorica, sulla chiarezza di una proposizione, di un periodo. E quindi io lo chiamavo l'umestru mia, no? Perché molti sono gli insegnamenti che Piero mi ha conferito e somministrato. Piero i suoi studi li porta a Fagiano fino agli studi classici, e poi va via. Una volta dissi a Piero: Piero, ma fammi capire, perché la gente di Fagiano parla sempre del fatto che tu insieme a un altro amico eravate degli scienziati, no? Non riuscivo a capire perché, quindi ho vinto questa volontà, dico: Piero, ma fammi capire perché la gente dico eravate, no, non è questo il problema. Lui e il professore Alabrese erano delle persone normalissime, così mi raccontava lui. Erano soltanto, dove stava la variabile, no? Che a quell'epoca erano soltanto due i figli di operai che assurgevano al conseguimento di un titolo di laurea. A Fagiano ce n'erano solo quattro. Uno è lo zio di Vittoria, la buon'anima di Mario Siena, che però figlio del condirettore della banca commerciale, nonché proprietaria, e quindi era, no, un percorso obbligato quello di conseguire il titolo di studio. E l'altra, la Cettina Brundesini, una delle più grandi latifondiste non solo di Fagiano, ma anche del resto del territorio, e quindi i due figli degli operai che si cimentavano negli studi universitari. Da qui, no, veniva il fatto che Pietro Capuzzimati e Antonio Alabrese erano scienziati, no, per la gente di Fagiano. E Piero poi va a Torino, nel periodo poi di Leva, con il suo militare, che va a Firenze, anche lì padre della cultura, ma è a Torino che si laurea. Una Torino, badate bene, io finisco, Antonio, in due minuti, perché non entro nel merito del libro, ma sottolineo quello che è stato ed è il rapporto, no, di questo mezzo secolo con Pietro. Una Torino dalle molte contraddizioni, una Torino che era all'epoca patria, no, della cultura, della finanza, una Torino
che rappresentava in quegli anni, parlo degli anni 60, no? Le catene di montaggio. C'è la città per antonomasia più industrializzata, insieme a Milano. Quindi la città del benessere, i comuni della fascia ionica si svuotano per andare lì a lavorare. Quindi Torino, Milano producono cultura, producono ricchezza, ma producono anche altro. Queste erano poi le cose che io e Piero ci si scriveva. Nelle fabbriche entrano anche le BR, si costituiscono le BR nelle fabbriche e nei quartieri della Torino e di Milano. Così come 40 anni dopo le BR vengono soppresse, avviando un processo a Torino. C'è la grande Torino, la Torino della capitale d'Italia, subito dopo l'unità del 1861. Questo è Torino e questo narra anche alcuni capitoli del libro di Piero. Ecco perché ha ragione l'assessore, è un libro che scorre, perché racconta il vissuto, la memoria, e racconta anche le sue vicissitudini di fagiano, e badate, lo fa con coraggio. Io ho letto tantissimo, come tutti voi, però in alcuni passaggi che Piero fa in questo libro traspare con molta evidenza il coraggio, no? Di chi elabora il concetto. E qual è? Il coraggio di dire le cose, ne parlavo a Gino a Pulsano qualche settimana fa, di dire le cose che noi abbiamo sempre pensato, che abbiamo probabilmente anche fatto, no? Ma che abbiamo sempre avuto nella vita vergogna di dirlo, di rappresentarlo, per un fatto di pudore, per un fatto di vergogna. Piero no, ha il coraggio di scriverle queste cose, e quindi io credo che non può non essere apprezzato il suo lavoro. Io voglio chiudere ringraziando, non voglio sottrarre tempo all'amico Antonio Polselli, e voglio chiudere dicendo che il lavoro di Piero è stato decisamente esemplare. Badate, la cosa che mi colpisce è tutto questo aspetto anche della dialettologia, no? Io qui ci sono illustri ospiti questa sera, c'è il professor Gino Marinò, che è stato anche presidente dell'Associazione Culturale Langegna, e saluto anche la presidente, la nuova presidente dell'associazione, ma tra la platea c'è anche Enzo Risoldo, che io ringrazio per essere qui. Non pensavo, Enzo, per i tuoi impegni, che tu potessi onorarci della sua visita. Enzo Risoldo è la massima espressione della cultura tarentina. Non c'è uomo a Taranto che ne sappia più di Enzo. Ti ringrazio, Enzo. Pensate che l'ultimo lavoro che ha fatto il professor Polselli, Enzo ha posto in essere un dizionario, un vocabolario, no? Di tutto il dialetto tarentino con 23.000 vocabili. Io credo che un applauso a Enzo vada lì. E nel suo passaggio c'è molto dialetto, come diceva Piero, no? Da parte, ci fa ricordare Pietro, ci porta indietro nella memoria. Perché nella memoria? Perché è forte la sua attrazione con questo territorio, con questo paese. Certo, le vicissitudini di Firenze, il tuo collegamento a Firenze con lui, di Torino, ma il sentimento è qui, perché qui ci sono i suoi affetti, le sue emozioni, le sue radici, e sono così forti. Ecco perché è anche bello questo passaggio, che a me piace dirlo, e concludo, Ada, perché fa come le rondini. Nel mese di settembre le rondini migrano nei paesi, quelle italiane nel centro Africa,
Piero Jacopo Zimati ogni anno a settembre è qui, come i viaggi appunto della rondine. Grazie. Adesso sì, passiamo la parola al professor Polselli. Col piacere di sentire, amico, sì, col piacere di sentire quanto ha da dirci. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Voglio dire che in questa prima parte, con alcune brevissime premesse, sarò di parte, sarò un tifoso di Piero. Nella seconda parte invece, come dire, sarò un po' più freddo, un po' più lettore attento, almeno cerco di essere stato e di essere ancora, che fino a ieri sera discutevamo con Piero di alcuni passaggi del suo libro. Quali sono le premesse? Le premesse, e saluto ovviamente tutti i fagianotti qui presenti, anche le autorità comunali che rappresentano l'intera comunità fagianotta. La prima premessa è che io, per me non esiste Pietro Capuzzimati, per me esiste Piero, che ormai da 60 anni ci conosciamo e ci siamo conosciuti in quella Firenze che per noi è stata la città del nostro rinascimento personale, per una serie di esperienze di natura culturale che abbiamo fatto insieme, da andare in consiglio comunale ad ascoltare la pira, eravamo militari, dal fatto che in quel periodo di tempo abbiamo, come dire, coltivato la nostra formazione politica, eravamo in tre, con tre approdi diversi, e l'amicizia si saldava proprio in questo cammino che stavamo facendo. Ognuno poi ha approdato a, come dire, raggruppamenti politici diversi, e proprio in questo modo la nostra amicizia si è ulteriormente saldata. Che cos'è il libro in sintesi? E adopererò una parola: Amarcord. Il libro di Piero è un Amarcord. Perché ho usato questo termine e uso questo termine? Perché io sono un felliniano di ferro. Io vado in via Margutta numero 20 ogni volta che mi si dà la possibilità di andare, perché è la sede di Fellini, che ho avuto modo di incontrare in un paio di occasioni, averlo anche salutato con la sua faccia, con la sua rossa, una sera pre-natalizia, e poi incontrato anche, ho avuto modo di incontrarlo a Cinecittà. Quindi il libro di Piero è un Amarcord di questo tipo, è un Amarcord personale, è un Amarcord familiare. Io mica conoscevo Palazzo Vaccariello. Non lo so immaginato, non lo so visto, e in questi giorni ho avuto modo di, come dire, di vederlo de visu. Quindi questo è stato veramente un Amarcord, tra l'altro anche di tipo sociale, perché esce fuori uno spaccato dalla vostra comunità post Seconda Guerra Mondiale, anni 50, molto molto interessante dal punto di vista sociologico. Essendo io un allievo, in qualche misura mi sento allievo di Franco Ferrarotti, quindi, come dire, sono stato molto attento all'aspetto sociologico del libro, della descrizione sociologica che Piero fa del libro. E questo per voi è un Amarcord di comunità, comunitario, molto interessante che i fagianotti abbiano questo tassello della loro storia su un certo periodo della vita. Quindi, come dire, per chi amministra in questo momento, chi è impegnato nell'amministrazione, io credo che sia importante mai dimenticare questo. Questo
sto ancora nelle premesse, e lasciatemi dire la premessa di questo, di questa copertina, di questa cover, si dice oggi. Ne abbiamo ulteriormente discusso qualche sera fa. Io ho detto: Piero, sei stato geniale in questa copertina, che tra l'altro ha costruito lui personalmente, con questa scalinata sulla quale io ho coltivato la mia bellissima, ritengo bellissima, con questa mole antonelliana di Torino, e questo volo di rondini con la rondine in primo piano. Non parlo poi dell'azzurro, delle nuvole, veramente geniale questa copertina. Lo dico perché la copertina, per chi scrive, per chi poi è impegnato nel campo dell'editoria, io ho avuto modo così per interessarmi di Aldo Manuzio, credo che sia una persona a cui dobbiamo moltissimo, Aldo Manuzio, che ha scritto finora, lo dico soltanto io, insomma, il libro più bello di tutti i tempi. Benissimo, questa è la copertina del libro, e poi il titolo che del libro è estremamente importante. E la sintesi di questo libro sta proprio nella sua poesia, che Piero riporta nel segnalibro che Piero leggerà. Per chi avesse già preso il libro, io mi scuso perché ci sono stati delle indisposizioni da parte dell'editore, dell'incomprensione, per cui il libro, che non lo è, doveva essere corredato da questo segnalibro. Questo segnalibro è una poesia da me scritta che doveva essere parte integrante del testo, se non che quando è venuta la romantica espressione di dire ispirazione, che poi io ci ho elaborato, i critici tanti non credono all'ispirazione, ma credono a una elaborazione del cervello, il libro era già stampato. Allora, giustamente, quasi genialmente per me, perché non ci avevo pensato, l'editore dice: senti, Pietro, questa poesia, siccome non la possiamo inserire nel libro, che è propedeutico alla comprensione del libro e specialmente del titolo del libro, l'abbiamo fatto con il segnalibro. Solo che oggi l'editore, portando il libro, credeva che questi segnalibri l'avesse dato già a me con i libri che ho presentato a Torino. Sarà suo compito e obbligo, mi ha detto, di farli pervenire. Chi non l'avesse, avesse già preso il libro, potrebbe prendere una fotocopia che abbiamo stampato. Quando l'editore farà arrivare i segnalibri qua, chi volesse prenderla, da Nicola, il municipio, lo può prendere. Leggo la poesia. Il titolo della poesia è Il perdono. Ha qualche vago, ma non tanto vago, accenno pascoliano. Tornò la rondine al nido ed avea congruo nel becco per i suoi tre rondinini il faticoso mangime. Sol quattro alette ella vide agitar meste ed implumi, e due beccucci avidi rossi al calar della sera. La rondine garrì folle, il vermetto a terra cadde, e sempre imploranti al cielo stettero i due fratellini. Disperata rondinella, fra rami cercasti invano e per terra il tuo bambino, orror nel nulla sparito. Or,
rondine carissima, mentre d'intricati voli dell'aldilà il ciel dipingi, la parol la dolente ascolta. Maggio era del 37 ed il sol brillava ogni giorno quando una lieve orca mano ti sottrasse il rondinino. All'amato tuo bene il cuoricino fu dato, fu tolto, e ad ignaro neonato vivo fu fatto ingoiare. Col mio si fuse quel cuoricino, e newtoniano cammin intraprese. Mi incantan sempre le nuvole in cielo, e dal buono al giusto e dal bello anelo. Il tuo leggiadre e folle volo miro, ed in ciel con te garrir vorrei. Congiunta amica, mio cibo d'infanzia, motore artefice di mia allegria. Guardando in alto un giorno di calura a Torino, due alucce sbatter vidi sulla grondaia d'una scala, d'una scuola, chiede aiuto la rondine sorella. Correr lesti pompieri al mio richiamo, la rondinella tra lacci intricata nella man del Salvator discese. Carezze dolci ed amorosi sguardi le infuser la vita ed ella volò. Gioiosi sguardi l'accompagnarono, con lei in alto il cuor mio schizzò, nel cielo puro garrì il suo perdono. Quello di Piero è una specie di monologo interiore che si trasforma nella proiezione di un bilancio della propria esistenza, perché in realtà, immaginando di rivolgersi ai suoi amati paesani, con un ironico spirito di verità ripercorre le fasi più importanti della sua vita: l'educazione familiare ricevuta in casa, il periodo della scuola, il trasferimento a Torino, la parentesi del soggiorno fiorentino, il lavoro, la costruzione della sua famiglia. Nel raccontare il senso della sua vita si percepisce un compiacimento e un'affinità di animo per i personaggi della sua storia trascorsa nel paese natio e in altri luoghi. Narrare il proprio vissuto attribuendo ad esso un valore simbolico ed esemplare, o anche una manifestazione di una semplice aspirazione a lasciare ai figli, ai nipoti e ai posteri una traccia di sé, è stata sempre un'esigenza espressiva e comunicativa dell'uomo fin dai tempi più antichi. Le parole scritte, come asseriva lo scrittore francese Victor Hugo, sono creature viventi che possono continuare a vivere a lungo perché non muoiono, quando sono fissate nella memoria individuale e collettiva. L'autobiografia, come forma primaria di narrazione, come forma letteraria e strumento di conoscenza della realtà, è stata collegata da alcuni studiosi di psicologia e di psicanalisi a distanze emotive e sentimentali legate alle strutture profonde dell'inconscio umano, al desiderio di sopravvivenza e di conservare un rapporto con gli altri, con le persone più care che ci circondano. La narrazione della propria vita come genere di scrittura, oltre al valore psicologico, ha una sua intrinseca importanza come storia interiore, come ricostruzione di eventi significativi della propria vita, come testimonianza vissuta in un particolare ambiente culturale, sociale, professionale, politico,
di una determinata epoca storica. Anche l'amico Piero Capuzzimati, con il suo racconto autobiografico, I viaggi della rondine, ha voluto e saputo, come testimone del proprio tempo, narrare con leggerezza letteraria Calvino e con pungente ironia verso se stesso e verso gli altri le varie vicende personali della sua storia, un mondo vario di eventi, denso di umanità. Come autore, scusate, come autore alla ricerca di una identità personale, chi sono e come sono diventato me stesso? Piero, con questo libro di memorie, ha raccolto una miriade di fatti, di azioni, di racconti, di aneddoti curiosi, di riflessioni che toccano i più molteplici aspetti della sua vita familiare, sociale e culturale, vissuta dapprima nel natio borgo di Faggiano. Per molti autori, così anche per Piero, i luoghi di origine sono fonte di ispirazione, oltre che la terra dei principali ricordi e affetti. E poi, nel capoluogo piemontese, la Torino degli anni del secondo dopoguerra, della massiccia migrazione delle popolazioni povere del sud nelle regioni ricche e sviluppate del nord, nella città del triangolo industriale insieme a Milano, a Genova, nella Torino. Piero, nel ricapitolare la sua esistenza in un testo apertamente autobiografico, manifesta una spiccata capacità nella rielaborazione del suo percorso di vita molto peculiare, con sincerità e autenticità ha raccontato gli anni della sua infanzia e adolescenza, trascorse tra le cure e gli affetti familiari in terra pugliese, le amicizie, gli studi liceali a Taranto e poi il trasferimento insieme al fratello a Torino in cerca di fortuna e con l'intenzione di proseguire in maniera regolare gli studi universitari. In questo libro, di grande coraggio e sincerità, Piero, con un atto di amore e di riconoscenza, ha raccontato le vicende della sua famiglia e soprattutto lo straordinario rapporto affettivo che gli ha avuto con i genitori, con il fratello e le sorelle. In alcune pagine, Piero, oltre una serie di fotografie istantanee, ora comiche, ora struggenti, profondamente radicate nelle storie di emigrazione anche della sua famiglia e dei suoi conterranei. Piero, cantore dotato di potenza narrativa, di straordinaria capacità affabulatoria, sagace interprete della realtà paesana di Faggiano, è infatti un testimone lucido e coraggioso della sua terra. I tre principali ambienti in cui il memoir si svolge sono Faggiano, che rappresenta il passato, non solo il luogo di nascita, ma le radici esistenziali e culturali dell'autore. Firenze, città dove adempie insieme ad amici veri, sinceri e autentici all'obbligo del servizio militare. E infine Torino, la città adottiva dove si laurea, incomincia a lavorare e si costruisce una famiglia a cui è profondamente legato. Il libro di Piero Capuzzimati nell'infinita matassa di storie semplici raccontate dettagliatamente e di vividi ritratti di personaggi descritti con umana empatia scava tra i ricordi personali e familiari del suo paese d'origine e della sua città d'adozione. Come autore ripercorre e fa vivere il suo ricco e articolato percorso di esperienze di vita, tentando di dargli un'unità e un senso. Nel ricostruire gli avvenimenti principali della sua biografia, nel raccontare le varie fasi della sua esistenza, Piero ritorna sul suo passato che ha lasciato tracce indelebili per interpretarlo e per capire in che modo ha condizionato la sua personalità. Sembra di proporre a se stesso, ai familiari e ai coetanei, attraverso il bagaglio dei ricordi che riaffiorano nella sua viva memoria, un bilancio, un resoconto della sua esistenza. Nel ricercare attraverso la memoria
la verità del suo passato e nel ricostruire ciò che è stato per ritrovare un senso di appartenenza. Piero finisce per rivelare la verità dell'essere, chi è, utilizzando la tecnica del flusso di coscienza, esprime i suoi pensieri e comunica con straordinaria forza evocativa le sue emozioni, i suoi sentimenti intimi, mescola memorie personali con riflessioni letterarie e filosofiche. Nel cuore del racconto traspare una forte nostalgia del passato, intesa come percezione esistenziale per le persone amate, per la casa, per il palazzo Vaccariello e per il piccolo paese che è stato costretto a lasciare, per il luogo in cui ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza, per i paesaggi vissuti, per gli incontri e le esperienze avute e per le emozioni registrate nei diversi momenti della quotidianità. Lo stile essenziale e veritiero della scrittura autobiografica di Piero è caratterizzato dall'utilizzo del dialetto nelle forme lessicali, semantiche e sintattiche che manifestano un modo di pensare il mondo, una visione delle cose, nonché un modo di tratteggiare personaggi irresistibili che portano a scoprire le mille facce della realtà paesana e i luoghi e di articolare ed esprimere punti di vista diversi. L'uso continuo di parole, di modi di dire, di costrutti e di frasi scritte in dialetto sta a significare, da una parte, l'attaccamento alla sua terra, alle proprie radici, dall'altra il rispetto e l'affetto che Piero nutre verso i suoi concittadini, verso voi, narrando gli usi, costumi e tradizioni della sua gente. Ogni parola, ricordata e trascritta in dialetto, è una testimonianza di un'epoca, di un modo di fare le cose, di un'idea, di un sentimento vissuto, di una cultura di un tempo ormai passato, non certamente privo di bellezza e di energia. La brillante e trascinante prosa di Piero è essenziale, diretta, attraverso l'arte della semplicità e dell'immediatezza. Un vero godimento si prova a leggere queste pagine, capaci di raccontare con rara leggerezza, ironia e matura acutezza la grande avventura della sua vita. I viaggi della rondine di Piero Capuzzimati è un memoir magnifico, personalissimo, che palpita di vita vera, con pagine uniche per il modo con cui riescono a fondere testimonianze e storia, cultura e poesia alla ricerca di un senso di appartenenza. E permettetemi di concludere con un passaggio che Piero ha riportato a pagina 10 del libro, con le parole di un grande Cesare Pavese. Un paese ci vuole. Non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante e nella terra c'è un qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Grazie. Ringrazio il professor Polselli per il suo intervento e ovviamente passiamo adesso la parola all'ospite, il tanto atteso Piero Capuzzimati. Grazie. Grazie. Saluto tutti quanti i miei concittadini, saluto l'amministrazione intera e i suoi rappresentanti. Mi sarebbe piaciuto, oltre ai rappresentanti della maggioranza, ci fosse stato qualche rappresentante della minoranza, anche perché io sono amico, conoscente di qualcuno delle minoranze. Me lo salutate se avete occasione, il consigliere Airo Armando, col quale io ho trascorso un paio di giorni per via di comuni parentele, qualche giorno in un agriturismo, lo conosco e me lo l'ho usato, dicendogli anche che avrei avuto piacere di averlo avuto qui. Detto questo, comincio a presentarmi dicendo che
da come ha detto l'amico Antonio Polselli, lui mi chiama Piero e riferendomi a quello che dirò circa i nomi che derivano dal latino, anch'io ho i tria nomina, i tre nomi. A Faggiano io nasco e cresco fino a 17 anni col nome di Titino. Arrivo a Firenze a fare il militare e mi sembrava un po', come dire, paesano, tra virgolette, senza conoscere bene il significato profondo di cui sono fiero di paesano, ed ecco, Titino qui, mi faccio chiamare Piero. Antonio mi chiama sempre Piero e qualcuno degli amici dell'epoca mi chiamano Piero. Arrivo a Torino e comincio a rendermi conto che il nome Pietro si è spezzato la sigitetta? Il nome Pietro comincia ad essere un nome di moda, non so perché. Ho detto, ma io mi chiamo Pietro, all'anagrafe sono Pietro e quindi mi faccio chiamare Pietro. Quando sono arrivato a Faggiano, un amico, eravamo vicini di casa, mi ha visto e ha detto, Titino! Mi sono girato, mi ha chiamato Titino. Arriva Antonio, Abie, romano lui. Abie, sono Piero, a Torino sono Torino. Sono nato a Faggiano nel 37, sono vissuto in quel che Nicola ha detto il Palazzo Vaccariello, che è uno dei personaggi, tra virgolette, del mio libro, anche perché lì ho trascorso i primi anni della mia giovinezza, anche perché lì ho cominciato a giocare a pallone e l'ogni saltavano all'aria quando noi zeccamma sciocca con lo pallone di pezza. Non so se mi capite, io parlo anche in italiano, cioè che questo è il mio dialetto. E il fatto che Antonio dica dell'uso del dialetto è anche perché io non l'ho perso nel corso degli anni, non solo non l'ho perso, ma l'ho coltivo. Ma prima di entrare proprio nel merito del libro, dal momento che ho recitato una, tra virgolette, poesia, non ho la pretesa di ritenermi un poeta, il più delle volte sono un facitore di rime, una rima con la che non è poesia. Detto questo, voglio fare una lode al poeta in generale. Se vedete un poeta che col volto rivolto al cielo osserva le nuvole, non dite che è un fannullone, il poeta sta lavorando. Se vedete un poeta fermo di fronte a un giardino con piante fiorite di variegati colori, non dite che è un perditempo, il poeta sta dipingendo la tavolozza della sua anima. Se vedete un poeta chino su un formicaio pieno di esserini veloci e di daffarati, non dite che è un tipo strano. Il poeta sta studiando le varie manifestazioni della vita. Se vedete un poeta perso nei ghirigori garruli delle rondini a primavera, non dite che è un buon a nulla. Il poeta sta ascoltando un componimento musicale. Se vedete un poeta immobile ed estasiato di fronte ad un albo o ad un tramonto, sperduto di fronte ad una montagna, annullato di fronte al mare, inebriato in un bosco, non dite che fuori di testa. Il poeta sta cercando le nostre emozioni, sta impastando gli ingredienti necessari per regalarci gocce di felicità, momenti di serenità, squarci di bellezza. Quell'uomo ci sta dando la poesia. Nel mio libro si parla di usi e costumi della provincia, nel meridione d'Italia, contestualizzati negli anni
30-60 del secolo scorso. Molto poco era cambiato rispetto a parecchi anni prima, precedenti, molto cambiò in pochi anni successivi. Italsider, eccetera. Io non sono uno storico come il qui presente amico e come un altro che io ho visto entrare, ma non v'è ombra di dubbio che chi volesse scrivere un domani la storia di Taranto e dintorni nel periodo da me esaminato potrebbe trovare spunti di riflessioni ed interpretazioni leggendo testi tipo quello di cui si sta discutendo, dove si parla di cibo, di lavori, di suppellettili, di personaggi, di usanze, di giochi e di giochi di Faggiano. E tutto questo per il fatto che gli storici moderni seguono una scuola storica che si chiama la scuola degli Annales in Francia, per i quali la storia non è soltanto una successione di avvenimenti. Dopo il re Tizio è morto il re Caio, la principessa si è sposata col principe perché? No, quella era la storia degli avvenimenti, cioè la storia degli avvenimenti. La storia vera è quella fatta con il racconto degli avvenimenti impastato con la società in cui quegli avvenimenti avvengono, in cui quei rapporti sociali ci sono, in cui quei giochi si facevano, in cui i rapporti madre e padre quelli erano, in cui i rapporti genitori figli quelli erano, combinati insieme con gli avvenimenti che bisogna che siano importanti anche nel racconto storico, e avviene la storia moderna, la storia degli Annales, che ha avuto tanti rappresentanti importanti, Bloch, Le Goff, medievalista, eccetera, eccetera. Detto questo, quindi non più racconti di vicende politiche e militari, trattati e successioni dinastiche, ma racconti con queste caratteristiche. Nel mio testo si parla di Zia Maria ed cominciamo ad entrare nei personaggi. Zia Maria, un figlio, due figli sono qui presenti e anche qualche nipote, di Zia Maria. Perché dico Zia Maria? Zia Maria un giorno, rivolgendosi a mia madre, fa questa osservazione. Guardate che questo è importante per capire i nostri tempi, ma non solo per capire i nostri tempi, ma per capire perché siamo in questi tempi e come siamo in questi tempi. Zia Maria dice a mia madre, a Mimì, mia madre si chiamava Cosima Mimina, a Mimì, pensa un po', lo dico in italiano, ma voi traducetela chi può, chi lo sa ancora, e spero che lo sappiano tutti, a me il dialetto piace, dice, Mimì, pensa un po' alla faccia che farebbero i nostri genitori e nonni se potessero tornare sulla terra. Siamo già nel dopoguerra, cominciamo a Faggiano, si comincia già a stare un po' meglio rispetto agli anni precedenti, quando io assistivo sentendo queste lamentele. Ci tieni un picca di pane, ci tieni toniri, to foggi, to fami, datemi una lira, datemi un picca di pane. Non so se a qualcuno ritornano in mente questi versi, vedo qualche sorrisino, ma sono pochi. Allora, questi pochi chiedono ai propri genitori, ai propri nonni, chi erano questi tipi che gridavano così, datemi una lira? Chi era il tipo che diceva la Madonna della Camera, la Madonna della Camera? E sicuramente la cosa strana che sembrava... dicevano agiubaci. Agiubaci di non lo davano. Ma in più, per altre, grida. Chi volesse approfondire e trovare gioia nel sentire queste cose deve leggere i libri di Gesualdo Bufalino. Gesualdo Bufalino, uno scrittore siciliano che per me è superiore addirittura
a Leonardo Sciascia. È poco conosciuto, ma a me è così. Allora, andiamo a dire, ma che, vedendo come viviamo noi, sicuramente un po' arrabbiati direbbero, ma che male abbiamo, direbbero i nonni e i padri, ma che male abbiamo fatto noi al Padre Eterno che ci ha fatto vivere sempre nella povertà con i figli che morivano come mosche a patire fame, caldo e freddo? Mia zia non conosceva affatto, anche perché non era nato, lo storico, chi ha occasione di leggerlo lo legga, questo storico mi sta incantando, lo storico Yuval Noah Harari con l'H scritto, anche perché non ancora nato, che in un'intervista del febbraio del 2017, in un'intervista ad una televisione americana, ha detto le stesse cose, dimostrando come, attraverso mappe e statistiche, si stia vivendo in questi anni l'epoca migliore della l'umanità, stia vivendo in questi anni l'epoca migliore della sua storia. Notate, l'epoca migliore della sua storia. Non facciamoci ingannare, guardando anche noi stessi, del fatto che adesso si sta male, eccetera, eccetera. Lo storico Harari fa una visione dell'umanità, non dell'umanità e della terra, non a volo di rondine, non a volo di aereo, ma a volo di astronauta. Quindi vede la terra e tutti gli abitanti della terra, fra i quali ci siamo anche noi, non ci siamo solo noi, fra i quali ci siamo con noi, e vede la storia di questa umanità e si rende conto, per esempio, da una statistica della Banca Mondiale del gennaio 2019, che mentre nel 1820, fate attenzione a questi numeri, nel 1820 esistevano 606 milioni di abitanti non in povertà, e quindi non in povertà significa che non pativano la fame ed erano ricchissimi, rispetto, quindi 606 milioni, rispetto a 1 miliardo e 21 milioni di gente che pativa la fame nel mondo. Andando avanti, le cose sono cambiate per arrivare al 2012, in cui rispetto a una popolazione di gente che non patisce la fame di 6 miliardi e 200 milioni, vado a cifre all'incirca, ci sono, dico solo per te, così 6 miliardi non patisce la fame, 600, 900, manco un miliardo patisce la fame. Voi vedete che c'è un enorme aumento, tra virgolette, di benessere. La cosa principale dell'umanità è quella che ha fame, e quindi di non morire di fame. E le cose si sono... È chiaro che poi, se andiamo a vedere, c'è la guerra qui, ma per questo fa un altro tipo di ragionamento. Lui dice anche, per la prima volta, l'uomo muore più per vecchiaia che per malattie infettive. Si moriva e si muore ancora in Africa per malattie infettive. Io nell'Uganda ho la figlia di un carissimo amico che sta facendo opera di assistenza e dice al padre: papà, se qui con 3 euro, lei è una pediatra, con 3 euro io riesco a salvare una vita, con 3 euro. Il papà gli ha detto: guarda, salva 100 bambini, gli ha mandato 300 euro. Tanto per dire che situazioni ci sono ancora. È diminuita le violenze, la violenza, le persone che muoiono per suicidio, questa, attenzione a quello che dice questo storico, sono di più di quelle uccise dalla criminalità. Vi rendete conto? Nell'umanità c'è più gente che vuole male a se stessa di quante non ce ne possiamo volere uno con l'altro. Non solo, per la statistica sei tu il peggior nemico di te stesso, ed è probabile che tu venga ucciso da te stesso. Il terrorismo, si chiede lui, è il terrorismo per noi un problema importantissimo, ma lui vede alla visione della terra, come dovremmo cominciare ad averla tutti quanti. Noi siamo degli abitanti in un pulviscolo dell'immenso universo, un pulviscoletto è la terra, un pulviscoletto. Quindi dobbiamo, a questo
poi ritornerò un po'. E questo per incitare un po', non so, a tener conto dell'altro, a cercare non di voler bene dall'altro, ma almeno di non volergli male. E d'altronde, io, anche se ho delle idee mie su quanto riguarda l'aldilà o l'esistenza di Dio, sono un seguace e mi sforzo di essere un seguace vangelico. Le parole di Cristo per me sono importantissime. Fra l'altro, Cristo è accertato che storicamente è esistito. Ciò che ha detto Cristo, se l'uomo riuscisse a metterlo in pratica, l'umanità avrebbe un altro percorso, un altro senso. Andiamo avanti. Allora, il diabete, dice lo storico, uccide 3,5 milioni di esseri umani. L'inquinamento dell'aria uccide milioni di persone. Dal settembre 2001 le vittime del terrorismo sono state 25.000 rispetto a 3 milioni morti di diabete. Voi capite che i confronti che facciamo noi sono un po' sviati. Noi teniamo conto di quella violenza, ma non teniamo conto che il diabete ne uccide 3.000 volte di più. Possiamo anche volgere lo sguardo a che queste malattie possano un po' essere contenute. Quando a Faggiano, ai tempi di Skanderberg, l'amico Nicola ha fatto dei lavori straordinari sul mio comandante, dico mio ma ragion veduta, perché lo dico adesso, a ragion veduta Skanderberg, perché il mio antenato Capuzzimati era il più grande generale al seguito di Skanderberg e ha dato origine a Faggiano, a Fracagnano, al San Marzano specialmente, ai Capuzzimati che esistono dappertutto. A Fracagnano, fra l'altro, c'è il palazzo Capuzzimati. Io ho detto, vediamo cosa mi ha lasciato questo corpo. Non è per niente mio, no. Dunque, Skanderberg, quando a Faggiano, ai tempi di Skanderberg, si insediavano le comunità di albanesi, a Carosino, a Leporano, a Grottaglia, a Pulsano, nessuno sapeva di quel che accadeva. Oggi, se un aereo a New York, se un nero a New York dà uno schiaffo ad un bianco, il fatto è motivo di discussione in tutte le case di San Crispiero. Televisione, telefonino, il mondo è diventato più piccolo, siamo diventati un villaggio globale, diceva uno storico di nome McLuhan nel 1964. Questa è la nuda realtà dei numeri, alla quale la gente stenta a credere perché indotta indotta da menti raffinate ed interessate, ascolta la voce della pancia, dall'interesse personale ed immediato, dalla paura abilmente inculcato, diventando vittima dell'effetto Forer. Questo mi è interessato nel sapere, conoscere cos'è l'effetto Forer. Questo Forer, nel 1948, professore in una università americana, convinto che la psicologia e l'analisi clinica ha a che fare con l'aspetto psicologico, l'analisi clinica, dovesse fondarsi su principi scientifici validi, cosa fa? Studiò il comportamento di coloro che credono ciecamente all'astrologia. Fate attenzione all'astrologia, le leggo anche io le pagine di astrologia, ma fateci caso, voi andate a vedere l'astrologo e quello che dice l'astrologo per la settimana, per il mese, dei vari astrologi, vi interessa quello che piace a voi, quello è il vero editto astrologico. Forer dice alla fine, studiando questo, dice ne viene fuori un saggio a quale è possibile trarre il comportamento umano. Spesso noi non crediamo a ciò che è credibile, ma a ciò che abbiamo deciso di credere. Non
ciò che è credibile, ma quello che noi abbiamo deciso di credere. E l'astrologo aiuta molto in questa narrazione della crisi. Le migrazioni sono sempre esistite, e non solo ai tempi di Skanderbeg, quando gli albanesi vengono qua, nel XV secolo. Se il primo uomo, come è stato approvato scientificamente, derivato dalla scimmia, lo troviamo in Africa, vuol dire che in Italia i primi uomini sono venuti da altri posti, visto che in Italia non vivono le scimmie. Leggendo anche un manuale di storia di scuola media si può capire che spostamenti di gente ce ne sono stati. Questo riguarda anche la mia migrazione, poi è per questo che faccio questi cenni. Molte epoche, come gli europei sono andati nell'America portandoci anche fiondi delinquenti, come i turchi sono venuti in Europa, come gli italiani sono andati in Belgio, come gli albanesi sono arrivati a Brindisi, come i rumeni sono arrivati in Italia, come i turchi e i siriani sono arrivati in Germania, come tanti cittadini del nostro meridione si sono trasferiti nel settentrione d'Italia, come dei fagianotti si sono trasferiti in Francia, vivendo bene. Qualcuno, so di qualcuno di Fagiano che è andato in Francia ed è vissuto bene perché in Francia si faceva una politica di crescita demografica. C'è qualcuno di Fagiano, mi hanno detto, ma io lo conosco ricordando vagamente, che ha fatto 8-9 figli e viveva con i figli che ha prodotto, tra virgolette, prodotto e brutto, che ha, con i figli, con l'assistenza dei figli, generato con l'assistenza dei figli. Per cui migrazione, sempre migrazione. Ho anche io sul groppo l'esperienza dell'emigrante al primo impatto con la realtà che non è più la tua famiglia, non sono più i tuoi amici, non è più la tua frisedda, la tua pagliotta mattutina. Se ci aggiungi il fatto che non si affitta ai meridionali come succedeva negli anni 60 e 70, i meridionali puzzano e sono ladri. Voi capite in che stato d'animo possono trovarsi persone che come me vivono certe situazioni. Io sono dell'avviso che l'uomo si comporti come l'acqua. L'acqua si dirige ad ostella scinnuta. Permettetemi ogni tanto di sentirmi meglio esprimendomi in dialetto. L'acqua si dirige ad ostella scennuta, l'umanità si dirige a dove si può mangiare meglio. A Torino, come nel resto d'Italia, adesso non conta più la città di origine, ma lo stato di origine, il continente di origine. Arriverà il tempo in cui saremo etichettati tutti come terrestri. Noi siamo terrestri, tutti. La faccenda del parlare male di chi arriva è anche recente, no? Mi ricordo io che qualcuno, pregava che il Vesuvio potesse esplodere per uccidere i napoletani. Diceva che i meridionali puzzavano, ma recentemente, non mi ricordo chi sia, ma recentemente, nel frattempo, perché oggi è San Matteo e quindi facciamo salvo. Nel frattempo dobbiamo risolvere nel miglior modo di questi periodi, anche se ci sono queste qui transizioni, entriamo adesso in più nel merito del libro e dell'immenso. Dall'immenso, dal grande, andiamo al piccolo, al vissuto. A Fagiano la radio cominciò a diffondersi negli anni 50 ed io, quindicenne, andavo ad ascoltare i cantanti. I giovani non sanno niente, ma chiedano ai loro padri e ai loro nonni di questo. Andavo a sentire i cantanti delle orchestre di Cinico Angelini, Corny Grammer, Pippo Barzizza, nella casa di una famiglia vicina che aveva la radio, noi non ce l'avevamo. Con la radio e poi con la televisione, i ragazzi cominciarono a cambiare il loro modo di divertirsi.
In questo periodo il servizio pubblico dei trasporti era molto evanescente. Io a Fanciano dovevo recarmi a Taranto con la Corriere. Ma prima di arrivare alla lettura di questo, quando parlo di zia Maria, devo tenere presente che vicino a casa mia con zia Maria abitava un'altra famiglia. E la scuola elementare più o meno era così. Ogni alunno doveva essere fornito di un quaderno a righe, di uno a quadretti grandi, di una penna con batterie di pennini da inzuppare nell'inchiostro del calamaio dei banchi, una gomma da matita ed una per la scrittura da inchiostro. Nei primi mesi di scuola la maestra ci insegnava a disegnare le aste ed i cerchietti sul quaderno a quadretti. Le aste non dovevano oltrepassare i bordi orizzontali dei quadretti, mentre i cerchietti dovevano toccare i bordi dei quattro lati. Dopo un mese ed un paio di quaderni colmi di aste e cerchietti, si passava alla stesura dei bastoncini da scrivere sui quaderni a righe e, successivamente, all'assemblaggio dei pezzi. I capolavori prodotti erano le A, le E, le I, le O e le U. La costruzione della vocale E avveniva dopo le altre vocali, data la difficoltà presupposta del bambino nel disegnare l'ovale della fatidica lettera che doveva riempire solo la metà del quadretto, dovendo l'altra metà servire per disegnare la gambetta uncinata che serve alla composizione del maledetto e difficilissimo grafico. E questo era il lavoro concernente l'apprendimento delle lettere minuscole. Le consonanti venivano dopo. Se ricordo bene, le ultime ad essere apprese erano la G e la F. Successivamente veniva insegnato a scrivere le maiuscole, sempre prima in corsivo e poi in stampatello. Nel frattempo iniziava l'accostamento delle consonanti con le vocali e quindi la formulazione delle sillabe. A Natale i più bravi sapevano scrivere e leggere casa, mare, mamma, papà e qualche altra parola la cui lettura da parte dei pargoletti condiva di commozione e di qualche lacrimuccia i frugali pranzi delle feste natalizie, dove la presenza del baccalà fritto e della spasa, teglia, dell'agnello con le patate cotte al forno determinava la lussuosità e l'eccezionalità dell'avvenimento. Il forno casalingo vero e proprio non esisteva. Si sopperiva adagiando la teglia sul treppiedi sistemato sui carboni ardenti e coprendo il coperchio, l'utampagno, della teglia di tizzoni ardenti, artefici della cottura in superficie del preparato. L'apprendimento della scrittura e della lettura è legata ad un ricordo rimastomi sempre vivo, perché è stato motivo di riflessioni e di risate con colleghi ed allievi nel corso del mio lavoro di insegnante. Viveva, sempre nel palazzo delle mie memorie, una famiglia di contadini. Un personaggio. Uno dei figli frequentava la prima elementare quando io ero già un liceale. Questo bambino era particolarmente simpatico per via di un suo comportamento scolastico. Oltre a disegnare le aste, i cerchietti e i bastoncini, li leggeva pure. Paginate intere. Asta, asta, asta. Cerchietto, 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 bastoncino, 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 e così avanti, litaniando per decine e decine di minuti. La maestra mi ha detto di leggere, rispondeva alla mia domanda del perché di quelle assurde letture. Questo bimbo mi strabiliava anche per un altro motivo. Tutti, grandi e piccoli, avevamo ribrezzo per l'olio di ricino che il dottor Basilio prescriveva in caso di accentuata stitichezza. Giorgino, il simpatico bambino, invece no. I genitori raccontavano che l'olio di ricino dovevano nasconderlo. Giorgino ne faceva razzia. Riusciva a trovarlo dappertutto, grazie al suo fiuto esercitato. Negli anni mi è venuto il sospetto che il fanciullo abbia dato fondo alle poche scorte dell'odiato purgante per sottrarlo ai gerarchuzzi fascisti del paese, che a mia memoria mai lo usarono. E contro chi avrebbero dovuto usarlo d'altronde? L'opposizione al regime si manifestava solo in qualche albericida pisciata notturna nei confronti dell'albero situato all'angolo della piazza principale di Fagiano. Sempre piccolo era quest'albero, perché impossibilitato a crescere per via delle salate innaffiature da parte di alcuni giovanotti che lavoravano nelle officine dell'arsenale militare o dei cantieri tosi. Detto questo, dobbiamo passare.
questo è uno dei piccoli personaggi, poi ce ne saranno una ventina di personaggi di Faggiano, qualcuno li conosce, qualche vecchio Rusina di Iapone forse ha sentito parlare, personaggio enorme, qualche altro personaggio che io l'ho descritto come un personaggio filosofico perché faceva dei discorsi, vabbè, poi lo leggerete nel libro. Passiamo adesso alla lettura, alla seconda lettura. Dopo le elementari, io poi ho cominciato a frequentare le scuole di Taranto, a Faggiano non c'erano scuole medie, grazie, io sono, devo essere grato a una persona di Faggiano che è stato abbastanza rilevante per la sua storia, anche per la sua umanità. Era un prete, si chiamava Paparazzo. Giustamente Nicola mi faceva notare, ed è così, il perché a Faggiano si dicesse Paparazzo e non Don Orazio, Papa Giacomo di San Grispieri e non Don Giacomo, perché essendo la comunità di origine albanese era rimasto l'uso della funzione religiosa con nome al prete di Pope, perché era Pope, da Pope per traslazione di lettera all'aula metticela diventa Papa, e quindi Papa Giacomo, poi adesso si dice regolarmente donna. Figura molto importante Papa Orazio, perché è stato l'artefice, lo devo sempre ringraziare, l'artefice del fatto che io abbia studiato. Mio papà era un uomo di sinistra, il prete. A Faggiano c'era, come quasi in tutti i partiti, dopo la guerra, l'esistenza di Don Camillo e Don Peppone. Papà e il prete facevano i due personaggi, si volevano un bene da matti. Tant'è che era stato lui a consigliare a papà, fallo studiare il ragazzo perché merita, eccetera. Questo per dire Paparazzo. Quindi si doveva andare poi a scuola a Taranto. A Taranto succedeva questo, per Taranto. Io frequentavo la scuola media Capuana, ubicata al piano terra del tribunale, dal lato di Corso Re Umberto. Le lezioni iniziavano alle ore 8 e noi ragazzi, non avendo la possibilità di consumare colazione ed avere riparo nei bar vicini, specialmente d'inverno, ci rifugiavamo o nella chiesa di San Pasquale o nella chiesa del Carmine, che ancora adesso ha una fiancata dove sono ospitati negozi di vario tipo. Uno in particolare ancora esistente esponeva vestiario di lusso. Sotto le volte austere delle due chiese, gli studenti potevano stare al caldo. Qualcuno ne approfittava per recitare qualche preghiera di scongiuro contro eventuali interrogazioni e qualcun altro apriva un libro a mo' di breviario per ripassare le lezioni. Bisognava aspettare anche dopo la fine delle lezioni, perché la corriera del ritorno partiva alle 2 pomeridiane. Durante l'attesa che trascorrevamo sui sedili di Piazza Garibaldi, consumavamo il pranzo. Per me consisteva il più delle volte in 2 fette di pane con in mezzo una frittatina, o pomodori con olio e peperone arrostito o fritto. Di questo tipo di nutrimento sono diventato, nel corso degli anni, assolutamente dipendente. Ancora adesso la mia colazione consiste in una fetta di pane con pomodoro e qualche striscia di peperone arrostito. L'ha visto anche Antonio. Accompagnata da un grappoletto d'uva o da una paghiotta in estate e in autunno. Secondo il Rolfs, la paghiotta, ortaggio tipicamente pugliese, sarebbe una specie di piccolo melone. Forse sarebbe meglio definirla una specie di cetriolo dolce. Sulle bancarelle dei mercatini vengono indicate come caroselli. Dopo il pranzo, annaffiato da una bevuta alla fontanella della piazza, facevamo passare il tempo giocando a calcetto con delle monetine. Le porte le disegnavamo con la matita alle 2 estremità del sedile di marmo. Le altre indicazioni del campo non erano necessarie perché si trattava solo di far entrare con il movimento delle dita, ogni giocatore aveva la sua tecnica personale, una monetina ancora più piccola, il pallone, nella porta avversaria. La nostra attenzione ai giochi era spesso distolta dalle grida di un vecchietto che faceva lo strillone. Tutti lo conoscevano con il nome di Marco Polo. Marco Polo. Girava per le strade con un pacco di giornali appoggiato sull'avambraccio sinistro.
strillonando a squarciagola il suo inseparabile Upanarid. Era questo un settimanale umoristico molto noto nella Taranto del secondo dopoguerra. Non tanto per i contenuti degli articoli scritti in dialetto tarantino, quanto per la singolarità del suo venditore, maratoneta giornaliero che non aveva paura degli elementi naturali delle stagioni. La sua voce era inconfondibile, faceva il paio con la sirena dell'arsenale. Questa però si sentiva solo due volte al giorno, all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro. Quella di Marco Poll ogni 5 secondi. Prima della partenza della corriera, noi viaggiatori eravamo sollecitati all'acquisto di cavallucci o altri minuscoli animaletti fatti con il caciocavallo, legati ad una striscia di raffia e appesi al braccio di giovanotti urlanti e mal vestiti. Venivano acquistati come regalini da portare ai figlioletti, da genitori costretti a recarsi in città per il disbrigo di pratiche burocratiche al tribunale o in prefettura. Dunque, la scuola media. Siamo alla vigilia della trasformazione industriale anche nei nostri paesi. Io ho vissuto la fanciullezza nel periodo della transizione. I miei giochi sono stati quelli che erano stati praticati anche per secoli prima. Un paio di anni fa mi è capitato di leggere un libricino molto interessante che ha dato spunti per redigere un capitolo del mio libro, quello sui giochi. Autrice Anna Rita Miglietta, docente di linguistica italiana all'Università del Salento, collaboratrice di Alberto Sobrero, che ha scritto anche una storia della lingua italiana con il Sobrero, un linguista di fama nazionale. E questo libricino che mi è capitato fra le mani è intitolato Così giocavano, parentesi sottotitolo, giochi fanciulleschi del Salento ed oltre. Sulla copertina di questo libro è riprodotto un particolare di un famoso dipinto di Peter Bruegel il Vecchio, intitolato Giochi di bambini del 1560, è conservato il dipinto al Kunsthaus di Vienna. Pregherei chi è capace di usare il computer e se ha un po', non di dimestichezza, ma così di propensione verso la bellezza dell'arte, di andare a vedere questo quadro. È facile trovarlo in internet. Basta scrivere Pieter Bruegel il Vecchio, due punti, giochi di fanciulli. Compare un quadro del quale io ho comprato la fotocopia e ce l'ho lì appeso davanti al divano dove mi seggo quando vedo la televisione, sempre di fronte. Ci sono descritti con la faccia di adulti, ma sono fanciulli che giocano e stanno facendo tutti i nostri giochi degli anni 50 e 60, tutti, e siamo nel 1460, e questi del 1950 hanno giocato sempre allo stesso modo per 50 anni. Assalta la cisera, assalta Minzippo, all'Uruzzolo, a Paracateparo, alla Lippa, all'Umaziulu, sono tutti descritti visivamente in questo quadro, bellissimo. Quello che io scrivo sui giochi e poi le zenne sono piccole storie vissute in prima persona, elaborate con un pizzico di fantasia e di umorismo. E l'idea del libro è partita proprio da qui, quando io venivo a Faggiano e sentivo delle zenne, poi mi sono interessato, no? Ho scoperto in questi giorni che oltre a quelle descritte ce ne sono altre. Ora il mio intento è quello di suggerire, nel caso avessi avuto l'opportunità di espormi ai concittadini, di suggerire questo.
Voi cercate di vedere queste zenne, poi parlando per conto vostro, cioè, se ce ne sono delle altre, aggiungetele a quelle che sono già scritte. E quindi arricchite questo bagaglio di credenze. Attenzione che la faccenda delle zenne non è mica una cosa di importanza secondaria. E perché? Perché dobbiamo partire per questo dai Romani. I Romani avevano i tria nomina, tre nomi, che erano il prenomen, il pronome che distingueva l'individuo e possiamo noi adesso paragonarlo al nostro nome. Il prenomen romano è Pietro, P, no, per loro. Il nomen, che denotava la gente o tribù di appartenenza ed indicava un insieme di famiglie riunite da costumi, religioni, tradizioni. Il nomen, che ne dica l'assonanza col nostro nome, il nomen che indicava la famiglia, la gente, gens Iulia, è sparito col passare del tempo, è sparito, non c'è più il nome. Il cognomen, e siamo a tre dei nomi, uno è sparito, quindi ne rengono due, che indicava la famiglia e corrispondeva più o meno al nostro cognome. Ma oltre questi, ai tria nomina, c'era un altro presso i Romani, si chiamava l'agnomen, e corrisponde l'agnomen alla nostra zenna, la zenna o ingiuria, no, facciamo la zenna e l'ingiuria, soprannome, diciamo una fagiana. La maggior parte della gente qui era ed è, no, tante volte conosciuta con il soprannome, che altro. Il gioco mi ha preso la mano, da accanto alle zenne sono venuti fuori personaggi, quindi le usanze, le parole, i dialetti. Ispirato dall'esempio di Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, dalle lezioni di Tullio De Mauro sull'importanza dei dialetti nel lessico familiare, specialmente nella comunicazione ufficiosa, ho fatto uso anche io del dialetto nella stesura del libro. Molto di aiuto mi è stato in questo segmento della narrazione, molto importante questo qui, il vocabolario dei dialetti salentini di Gerhard Rolfs, un tedesco che è stato poi premiato, è morto di recente, 6-7 anni fa, emerito professore dell'Università del Salento, premiato, il più grande conoscitore dei dialetti salentini, tant'è che ne ha scritto un vocabolario, è un tedesco. Sappiamo tutti che i tedeschi sono i grandi studiosi delle lingue, latino e greco compreso. I ricordi di quei giochi, di quei personaggi, unitisi a quelli conosciuti a Torino, in Barriera di Milano, dove io abito, mi accompagnano ancora, facendomi acquisire consapevolezza della mia ignoranza, che mi sforzo di lenire con la curiosità e le letture, ma anche acquisire conoscenza dell'ignoranza altrui molto persistente e molto invasiva. Gli studiosi parlano di analfabetismo di ritorno e di analfabetismo funzionale. Sembra che il 90% degli studenti italiani, fino agli inizi, se non quasi fino alla fine degli studi superiori, se gli fai leggere un articolo di giornale non sanno trarne fuori il riassunto o la sintesi di quell'articolo. Si chiama analfabetismo funzionale ed ecco perché, a mio modesto parere, la necessità che gli organi competenti, gli organi che noi eleggiamo, debbano immettere sul mercato soldi per la scuola. Andiamo a noi, gli studenti hanno bisogno delle donne, molto bella sull'argomento, questa è molto bella, sull'argomento la poesia di Tommaso è un filosofo calabrese e ha scritto delle poesie, si sono le poesie filosofiche, che si intitola Della plebe. Sembra che l'abbia scritto all'inizio del 2019, siamo
del 1500-1600. E di citazione, di aforismi sull'ignoranza si potrebbero riempire librerie. Io non ho paura di un esercito di leoni se sono condotti da una pecora. Io temo un esercito di pecore se sono condotti da un leone. Alessandro Magno, 356-323 a.C. Il parere di 10.000 uomini non ha alcun valore se nessuno di loro sa niente sull'argomento. Marco Aurelio, 121-180 d.C. Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, è molto faticoso, con uno speciale tirotinio, oltre che intellettuale, anche muscolare, nervoso. È un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia ed anche la sofferenza. Antonio Gramsci, 1891-1937. E proprio leggendo qualche libro puoi descrivere, per esempio, Giro di Velasco. C'è qualcuno che si ricorda di Giro di Velasco? Bene o male, questo è, mi fa piacere. Dunque, nel 1900, una piccola premessa, è proprio che è descritto nel mio libro. Nel 1953 esce un romanzo a Parigi, Le gomme, autore Alain Robbe Grillet. In questo libro l'idea cardine del romanzo è che l'attenzione non è più rivolta ai personaggi o alle sue azioni, ma alle cose che l'autore descrive nei minimi particolari. Lo sguardo non è più rivolto all'interno, ma all'esterno dei protagonisti dei rami. Aggiungici a questo, qualche considerazione di Vito Mancuso sulla religione e la fede, ed eccoci la figura di Ciro Vilas. Se la leggete potete capire perché Ciro Vilas. Perché Ciro Vilas, alla fine, parlava con un mio parente nella sua officina, entrava e chiedeva: Gioà, ma ci stai facendo, Martiendo? Non ci può fatia? Gli dava corda. Non ci può fatia se sta. E la segatrice, perché non ne mettono picca olio? Si stellamenta la cristiana. Dava anima alle cose. Se leggete Vito Mancuso e se leggete il romanzo di Robbe Grillet, qualcosa di Ciro Vilas c'è. Robbe Grillet me lo aveva fatto conoscere Franco Montanaro, e siamo a Firenze, durante il servizio militare. Con Franco ed Antonio si instaurò un'amicizia bella, vera, indissolubile. Nel testo si potrà notare quanto importante e formativo sia stato il periodo del servizio militare. Dunque, profonda l'amicizia con Franco, che non c'è più, e con Antonio, qui presente. Firenze, allora, era amministrata da una giunta guidata dal sindaco Giorgio La Pira, uno dei primi politici in Occidente che cercò tenacemente il dialogo tra la Russia di Khrushchev e gli Stati Uniti di John Kennedy. Lettura una sera io. Una sera io, Franco ed Antonio. Una sera io, Franco ed Antonio, andammo a Piazzale Michelangelo. Eravamo provvisti di un permesso termine spettacoli teatrali e potevamo rientrare entro le 23:30. Era una serata leggermente ventilata, con un cielo sereno, stellato. Ci mettemmo a correre tutti e tre, gioiosi, senza una meta, senza alcun intento di gareggiare, e ad un certo punto mi sentii come rapito. Le orecchie, il cervello, erano pervasi da sensazioni sonore che credevo celesti. Il corpo non lo sentivo quasi, mi sembrava di volare. Niente era in contrasto con me in quel momento. Non esistevano più le difficoltà che incontravo quotidianamente nello studio. Erano sparite la depressione e le amnesie derivatemi dai miei esami di maturità. Non incombevano più su di me le responsabilità del faticoso inserimento dei miei nella nuova realtà torinese.
tutto era sparito. Mi ritrovai ben inserito, piccolo essere nel tutto, nell'universo, in armonia con il cielo stellato, parte consapevole di un'armonia universale. Non sentivo più vicino a me Franco ed Antonio, anche se proprio la loro vicinanza era stata la pietra focaia di questa ascensione celestiale. Non mi sentivo naufragare, ma veleggiare felice, non sul mare che ha confini, ma sulla bellezza. Durò qualche secondo questa sensazione, ma furono sufficienti a che potesse rimanere impressa per sempre nella mia memoria. Una goccia di felicità era caduta su di me. Ripensando all'accaduto il giorno dopo, mi tornò in mente il sonetto di Dante. Guido, io vorrei che tu e l'apo ed io, per constatare che era successo a me quello che il sommo poeta auspicava che capitasse a se stesso, stando con i due amici cari. E ricordai anche l'espressione di Goethe nel suo Faust: fermati attimo, perché sei bello. Non per niente, anche Vito Mancuso definisce la bellezza come l'informazione che fa sì che dal caos iniziale scaturiscano enti dotati di organizzazione e di forma. Questo episodio lo ricordai quando, qualche anno dopo, lessi in un libro del grande maestro di meditazione Osho il seguente pensiero: vivere nel momento significa vivere nell'eternità. Gustare il momento senza concetti, senza mente, e gustare l'eternità. Da allora ho sempre pensato che la felicità, momentaneo stato d'animo, abbia connotazioni divine, pare toccarci dall'alto. Non è preparata, non è voluta ed è indimenticabile. Mi piace definirla come breve esperienza di trascendenza. Cosa diversa è la gioia. La gioia ci viene dal cuore, da noi stessi, ed è anche se è fragile, come sostiene lo psichiatra Eugenio Borgna, la possiamo cercare in vari modi, con le nostre azioni, creando occasioni di comprensione, complicità con i nostri simili e col mondo circostante, oggetti compresi. Avete capito che per me gioia e felicità sono diverse e che la felicità è qualcosa di momentaneo. L'espressione nostra sono felice per dire periodi, personalmente non ci credo. È il periodo, l'abbiamo letto durante politica. Io e Franco ed Antonio discutavamo animatamente dei problemi del tempo e le tre anime democratiche, sottolineo a dire le tre anime democratiche, repubblicana quella di Franco, socialista quella di Antonio, comunista allora quella mia, si confrontavano spesso dopo l'appello, il contrappello, chi ha fatto il militare sa cosa significa questo, e lo spegnimento delle luci, noi tre ci ritiravamo nei gabinetti comuni della camerata e lì, tra le pisciate notturne dei commilitoni e gli emessi sciabordie delle vaschette dell'acqua ed i rumori chimico mefitici dei soldati dormienti, le idee comuniste, socialiste e repubblicane si confrontavano e si limavano a vicenda. Durante le ore libere mi dilettavo nella creazione dei miei bislacchi lavoretti. A tal proposito voglio spendere qualche parola circa alcune mie cretinate espresse in verse e che voi trovate nel libro. Aldo Palazzeschi, importante rappresentante del futurismo, pubblica nel 1910 una raccolta di poesie. L'incendiario è il titolo di questa raccolta. Una di queste poesie si intitola «E lasciatemi divertire». La poesia inizia così. Voi direte, questa poesia viene così. Tri, tri, tri. Fru, fru, fru. Ui, 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 il poeta si diverte pazzamente e animatamente e continua su questo tono. Ed è lo stesso autore, tutti abbiamo fatto la terza media, sicuramente gli è stato quasi, se non imposta, fatta leggere la poesia La fontana malata, cloc, 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 la fontana, cloc, cloc di Palazzeschi, vero signore. E perché io non mi devo divertire con questo? Anche io non voglio pretendere di essere Palazzeschi. E ce ne sono alcune dentro, ma una ve la voglio recitare. La cipolla in bicicletta
non aveva grande fretta. Nello stomaco delicato c'era già il bicarbonato. Quando alfin svestita giunse e alla polvere si congiunse, la cipolla si commosse proprio tanto e scoppiò in un grande pianto, la cipolla. Dunque, e ce ne sono altre, sono belline, ho fatto delle poesiole, come si dice, di mangiare, di cibi, riguardanti i cibi. I cibi caratteristici si mangiano, uno, sono due. Uno, come si prepara l'undromse, se qualcuno lo sa, e come si preparano, come si prepara la pasta con le rape, le orecchiette con le rape. Andate a vedere, vedete se vi ci trovate. Altro filo rosso percorre il mio lavoro, una leggera venatura ironica suffragata da una convinta autoironia. Non so venerare che un Dio ironico, diceva Gesualdo Bufalino. Che cos'è l'ironia, si chiedeva Francesco De Sanctis. È il sentimento della realtà che si mette di rimpetto quel mondo tanto venerato e ride. Si rispondeva lo studioso, e questa è carina che ho trovato, è ironia faceva anche Gesù Cristo. Di fronte a Ponzio Pilato sembra che il dialogo si sia svolto in questi termini. Dice Pilato: quid est veritas? Cos'è la verità? Chiedeva il magistrato romano. Est vir qui adest, rispondeva Gesù, è l'uomo che è qui presente. Ma se voi giocate sulle lettere delle parole e spostate le lettere di quid est veritas, viene est vir qui adest. È la stessa cosa, spostando le parole e ha fatto la massima Gesù Cristo di ciò che lui è. Che cos'è la verità? La verità ce l'hai qui davanti a te, dice Gesù a Pilato. Potenza dell'anagramma. Dovete sapere che alla corte di Luigi XIII in Francia c'era l'anagrammista di corte, un certo Tommaso Billon, che guadagnava 1200 franchi al mese per creare anagrammi naturalmente elogiativi. Mi divertivo anch'io con i colleghi a fare dei telegrammi. A uno mi ricordò, questa è una tendenza estremista, non ricordo il cognome, so che l'anagramma venne adesso non lo ricordo, bastone ed azione. Questo è l'anagramma di me. Se volete vi dico il mio anagramma e ve lo dico. Io mi chiamo Pietro Capuzzimati. Anagrammando il mio nome diventa Pacu a ottimi prezzi. Dovete sapere che a Torino Pacu significa contadini. Quindi personalmente mi ritengo contadino, ma per Giuda a ottimi prezzi, però no, se mi vendo voglio qualcosa di soldi. La professione di insegnante rappresenta per me il compimento del percorso di inserimento a Torino, iniziato da lontano novembre 57. Sono stato un emigrante della prima generazione, ero partito dalla città delle cozze per arrivare nella città degli agnolotti, dal paese dei lampaciuni al paese degli asparagi. Avevo la valigia di cartone, ma non era legata con lo spago, anche perché di roba dentro ce n'era poca. Sono stato accolto bene a Torino, a parte l'impatto iniziale del primo giorno con la lavorante della locanda, dove c'era una ragazza che serviva. Io andavo da mio fratello che abitava in questa locanda. Mio fratello, noi siamo stati quattro figli, era il bello della famiglia. Appena questa racchia di ragazza vede me, nei confronti di mio fratello, come diceva: ma è proprio brutto tuo fratello, seccamo presto, dissi io. Ah, a Torino, seccamo presto. Ah. Sicuramente all'inizio imbranato, ovvero non mi sono subito inserito, non ho fatto lavoro per sbarcare in un'area ed ho fatto tutto in ritardo, forse a causa della depressione causata nella sanità. Ed ho fatto tutto in ritardo, nel senso che da brillante studente, come mi ha descritto Nicola all'inizio, dopo la maturità a Torino
io sono diventato uno studente da niente all'università, per cui mi sono laureato in ritardo, ho fatto un sacco di lavori, mi sono sposato in ritardo, mia moglie più presente lo può testimoniare, ho avuto i figli in ritardo, perché mia moglie li voleva adottare con tanti bambini, meglio adottare, dice no, qualche figlio mio almeno lo voglio. Quindi tutto in ritardo. Aspetta! Cosa significa tutto in ritardo? Mi resta una cosa da fare in ritardo. Cosa mi resta da fare in ritardo? Quanto più tardi è possibile. Morire in ritardo! Ma non bastano solo questi tre elementi. Mi aiutano in questo mio desiderio, auspicio, consapevolezza e certezza, ho sempre bene dirlo, il fatto che mia madre di cognome fa Campa, è morta a 101 anni e 7 mesi, e non basta. Io ho un cugino che ha il nonno, che di soprannome fa lo Padre Eterno, e non mi da fa qualche raccomandazione, vero? È tutto in ritardo. Non ridere lì. Ma a Torino ho potuto conoscere persone di pregio, come Giovanni Getto, Franco Venturi, Alessandro Galante Garrone, e sia i tanti lavori, sia queste personalità mi hanno arricchito non poco. È vero, ho potuto assistere a episodi poco piacevoli, non si affitta ai meridionali, ragazzini che si suicidavano, perché chiusi nelle soffitte di Porta Palazzo, strade limitrofe che avevano come segnali alberi, come alberi decorativi delle prostitute, differenza fra i costumi nostri e loro. I nuovi arrivati diffidavano delle persone che noi non conosciamo, tutti diffidiamo delle persone che non conosciamo, ma il tempo sana le situazioni. E i piemontesi non sono più piemontesi, siciliani, i pugliesi, calabresi, non più siciliani, pugliesi e calabresi, ma siamo tutti quanti italiani. E le nostre mamme che dovevano indicare con il dito indice il prodotto che volevano acquistare, non conoscendo il dialetto piemontese, a poco hanno imparato a farsi comprendere in italiano, inserendo nel loro eloquio abbondanza di cerea, di ne, eccetera, eccetera. I festeggiamenti del centenario del 61 a Torino portarono il risanamento della zona dove adesso sorgono il Palazzo Vero e il Palazzo del Lavoro. Ed anch'io cominciai ad amare questa città. Noi emigrati di prima generazione abbiamo le radici che si muovono al vento. Abbiamo desiderio di tornare nei luoghi dove siamo nati quando il vento della nostalgia agita con più veemenza queste radici. Ma dopo qualche giorno quelle stesse radici sono agitate dai venti degli affetti, delle nuove abitudini e torniamo alla base. E la cosa si ripete irrimediabilmente. Senza l'Italia, Torino sarebbe più o meno la stessa cosa, ma senza Torino l'Italia sarebbe molto diversa. Umberto Eco. Torino è una città che invita al rigore, alla linearità, allo stile, invita alla logica e attraverso la logica apre alla follia. Italo Calvino. Vi lascio poi alla lettura dell'ultimo brano del mio libro dopo avervi letto una brevissima poesia di José Julián Martí Pérez, poeta cubano, che scrive così: io la faccio mia e la dedico, vabbè, voglio essere generoso, a tutti i cittadini di Fagiano e a tutti gli altri, perché mi sento cittadino del mondo. Coltivo una rosa bianca, in luglio come in gennaio, per l'amico sincero che mi porge la sua mano franca e per il crudele che mi strappa il cuore con cui vivo. Coltivo la rosa bianca. Né il cardo né ortica coltivo. Coltivo la rosa bianca. L'ultima parola per l'ultimo pezzo. Grazie, signore. In piazza Bottesini ci sono una ventina di alberi di alto fusto
sui quali nidificano uccelli vari. Eravamo verso la metà di maggio di 2 anni fa, quando un mattino, attraversandola, fui attratto da un uccello, una cornacchia. Camminava traballando la poveretta, quasi fosse in fin di vita. Mi resi conto però che era solo una cucciola, probabilmente finita a terra dopo il primo volo dal nido. Avevo sempre sognato. Avevo sempre sognato di addomesticare una gazza ladra o una cornacchia, senza mai riuscirci. Cominciai a seguirla. Non l'avessi mai fatto. Un gracidio assordante mi colpì dall'alto e 2 enormi uccelli grigi cominciarono a volare a bassa quota, quasi sfiorandomi con le ali. Per qualche frazione di secondo incrociai i loro sguardi. Avevano gli occhi incattiviti, iniettati di rabbia e furore. Mi venne in mente il famoso film di Hitchcock, Gli uccelli. Presi a correre per abbandonare la piazza, ma i 2 genitori inferociti mi inseguivano, allontanandosi anche dal loro pargoletto incauto. Ebbi paura, ma anche una ulteriore conferma dell'amore degli esseri viventi nei confronti dei loro figli. All'angolo di questa piazza c'è un Tourette. Tourette è la piazza e la fontana tipica di Torino, la chiamano Tourette. La fontanella tipica di Torino. E ogni volta che ci passo vicino, sento il suo sgomitolare acqua fresca proveniente, dicono, dal Pian della Mussa. Trovo quest'acqua più gustosa di qualsiasi dissetante e ne approfitto quasi ogni giorno, avendo poi la sensazione di camminare con Paraceschi in bocca. Spesso, seduto sui sedili di questa piazza, al mattino di primavera inoltrata, quando il cielo è terso e gli alberi non sono più spogli e da sotto riesco a intravedere le faccende domestiche della coppia delle cornacchie indaffarate con i loro piccoli intorno al nido in penombra, e talvolta l'aria ha un vago sapore marittimo, mi capita di essere allegro, il lunedì specialmente. Da qualche anno a questa parte ho la sensazione che il lunedì ricrei l'atmosfera del sabato del villaggio di Leopardi. Penso al fatto che sia riuscita a sorpassare indenne, in vita, la soglia della domenica sera, quale fine di una porzione di tempo e quale traguardo di una tappa della mia vita, e che ancora un'altra settimana mi verrà data per vedere, ammirare, meravigliarmi, ridere, commuovermi, divertirmi, pensare, arrabbiarmi. La settimana come paradigma dell'esistenza. Qui sulla piazza ogni giorno si incrociano in salute, cerea e state buono, ma sempre ad un assalam corrisponde un vassalam, mai un cerea. E chissà per quanto tempo ancora sarà così. Mi piacerebbe un giorno rispondere io con «Uè Ali, ciao, come stai?» Ma io ormai ho 80 anni e non credo di poter essere protagonista di questi nuovi scambi di salute, di saluti. Questi saluti li farete voi, figlioli cari, per me. Quando sarete riusciti a creare un mondo diverso
e conseguenti comportamenti più amorevoli dei suoi abitanti. In fondo, pensateci bene, il mondo altro non è che una piccola casa abitata da rissosi parenti e vagante, sempre col pericolo di sfasciarsi nell'incommensurabile universo senza fine. Nel frattempo sto seduto sul sedile di Piazza Bottesini, con gli occhi rivolti in alto e l'orecchio teso a percepire il suono del cellulare per poter sentire da chissà dove. Ciao papà, come stai? È finito. Gino, vuoi dire qualcosa? E che dire? È stato detto tutto e di tutto. Allora salutiamo ancora te, Enzo, che sì, Enzo. Dialettologo per antonomasia. Se lo ricorda Marco Polla. Marco Polla. O Valariet. Allora a questo punto passerei ai saluti. Vorrei salutare tutti quanti voi per essere stati qui con noi fino a questo punto, fino a questo momento. Vorrei salutare chi ha letto, vorrei salutare Nicola Vergine, Piero Capuzzimani. Titino e Antonio Polzelli per essere stati qui con noi. A Pietro Capuzzimati un grazie per averci illustrato, parlato di uno spaccato della sua vita, che di fatto ci riguarda molto da vicino in quanto Fagianotti. E poi vorrei ringraziare Antonio De Visanti, l'editore, per essere stato fino a quest'ora con noi e per quello che fa per la cultura. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Enzo, la pregherei di esprimere qualche suo pensiero sul dialetto, sull'uso del dialetto, sull'importanza del dialetto nell'uso del dialogo familiare e amicale. Nel frattempo ne approfitto per salutare, grave dimenticanza, l'amico Mimmo Sgobba, che è stato mio allievo a Torino e permettetemi di dire che il mio animo, io mi sono molto compiaciuto nell'apprendere, nel constatare col passare del tempo che l'allievo stava ed è diventato molto, ma molto più in gamba del suo maestro, in fatto di quello che io chiamo maestro, che non riguarda tutto l'aspetto dello scibile umano, per un aspetto dello scibile umano. Complimenti Mimmo, ciao. Io sono veramente contento di aver passato questa serata con voi. Devo ringraziare Nicola Vergine, un amico, abbiamo militato insieme in azienda, e io mi devo complimentare per il libro. Veramente interessante, anche perché sono andato a vedere alcune cose che sono dissimili da quelle tarantine, a parte Mark Polle, insomma, quella è poi un'altra cosa. E per esempio, noi chiamiamo Ucurrucl, e voi poi voi chiamate... È una piccola digressione, dottore... Enzo di so, no, senza... Enzo, dove vuoi dire Enzo? Luco, la variante dei giochi a Taranto, ce l'avevate una variante? Noi avevamo... Qual era? Alla Voria. Alle? La Livoria. No, questa è... La Livoria è un altro gioco, con l'Uruzzo. Come si giocava? Il curruculo era. Sì. Come facevi? Non era praticamente. Sì. Io mi sono messo la cosa. Poi c'era un pozzone. Quello devi dire. Allora, le varianti principali erano tre: alla cicula, paraca di paro, a 10 checchi o 10 pezzoni. La cicula lo dovevi toccare, a paraca di paro, prima uno, poi l'altro. Poi c'è un altro gioco che voi chiamate salta alla cicida.
Cicita. Manuel Zozzo chiamiamo noi. Come? Manuel Zozzo. Penso chium, sì, no, non, così si dice. Poi l'altro, salta fu minzippo. Salta minzippo. È una variante. Quello è, in italiano è la cavallina. Sì. Noi lo chiamiamo ammus, perché siccome qui le persone le mettete con la testa così, noi invece la mettevamo così, per cui ho pensato è che qualche ginocchiata andava ai musetti, quindi sicuramente sarà stato queste cose qua. La differenza piccola ma piacevole, io ricordo quando noi abbiamo, voi siete dei professori, io no, con l'Unità d'Italia si è iniziata ad andare a scuola, c'era un tasso di analfabetismo che superava il 96-98%. E il preside Grassi, Ernesto Grassi, che non c'è più, Ernesto Grassi mi diceva: Enzo, nei paesi si arrivava al 100%, e a Taranto, Taranto è stata quella grande città, però per 9 secoli Taranto è stata città, solo la città vecchia, eravamo provincia di Lecce, che è lunga meno di 1 chilometro e larga 500 metri. In quell'isola c'erano 36-38 chiese e c'era il tasso di analfabetismo, però c'era tanta devozione e le persone le preghiere non le sapevano leggere, le inventavano. A Sant'Anna dicevano: Sant'Anna mea benedetta, vi una cosa che t'aspetta, con Gesù Cristo e con Maria fammi nascere o figlia mia. Poi a San Giovanni dicevano: svegliate, sa, quando era cattivo tempo, svegliate San Giovanni e non dormè, vedo tre brutte nuvole, una è d'acqua, l'altra è di vento, l'altra porta un malattimbo, a don la purtà stu malattimbo, la purtà in da nuovo scognura, ad non candiare e non luce la luna, per non far male a me e a nessuna creatura. E poi facevano un partito. Le preghiere sono tantissime nel dizionario, 6 anni e mezzo di lavoro a 5-6 ore al giorno, lì ce ne sono tante, ne dico alcune. Il segno della croce era non tu padre, a Madonna me madre, la santa me so parente e nessuno me può fare niente. E poi c'era una preghiera, il popolo tarantino era un popolo buono, ma non era un popolo fesso, per cui quando qualcuno, qualche nemico gli voleva fare qualche cattiveria, gli diceva: ma fazza croce in front, un nemico non m'affronta, ma fazza croce in naso, un nemico non ci attrasa, ma fazza croce in moc, un nemico non mi tocca, ma fazza la croce in canna, un nemico non m'inganna, ma fazza la croce al cuore, un nemico scatta, crepa e muore. Quindi vedete un po' come sta. Io ho colto l'occasione, il dizionario purtroppo sta in giro, quindi no, però prima del dizionario io ho prodotto la storia della cucina tarantina, che molti lo prendono come ricettario, sicuramente ci sono 300 ricette. Però qui c'è la storia di perché si mangia in una maniera che... E in questo c'è il... L'undromes. Sai da dove viene questo? Dall'Albania. Lo fanno anche in Calabria con altre... Però mi devi, ti do del tu, mi devi dire la variante di un dromes di tarto. Poi ti dico il mio dromes. Non lo so. Ti dico il mio. Io devo andare col dizionario. Allora, ti dico le varianti per preparare un... Se volete preparare un buono ndromes, non buttate le fave che restano al giorno, conservatele. La sera ci mettete in una padella un po' d'olio, della cipolla, fate imbiondire la cipolla appena e scaffate le fave. Le fate un po' insaporire dell'olio con la cipolla, allungate con l'acqua questo preparato e poi a fontana metteteci la farina da girare. Si forma una specie di purea callosa che è molto callosa.
che è molto più saporita delle fave e le foglie di campagna. Buonasera, grazie. Oh, solo questo, vi ringrazio specialmente voi per questo. Gli amici Nicola e Antonio, Antonio è esperto perché è presentato dal Vitri, mi diceva, pie, stringi, qualche cristiano ce l'hai. Ha detto a loro, a Ido e a Ido, quelli che restano significa che sono interessati a queste cose. Chi va via significa che non interessato. Io preferisco quelli che sono interessati e sono andato avanti, nonostante mi sia dilungato un po'. Mi scusate, vi saluto, vi abbraccio, spero di vedervi.